Buonasera e ben ritrovati su Simrace.TV. Qui con me ci sono Dario Vosia e special guest Marco Fiore. Ciao ragazzi. Buonasera, buonasera, special guest. Bene, 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 siamo arrivati qua all'Hungaroring, secondo round di questo fantastico campionato WTCC Sim Racing World, targato Sim Racing World, WTCC 2014 con i modelli ufficiali 2013, perché quelli 2014 neanche ci sono nei garage delle squadre reali. Bene, quindi, direi che il life motive di questa sera si potrebbe tranquillamente definire, potremmo dare un invito alla gente ad andare a vedere lo Tlap, se non sbaglio, giusto? Perché in ben un secondo ci sono 22 piloti, in un secondo e un decimo ce ne sono 23, in un secondo e mezzo ce n'è veramente una botta, sono in 28, ecco. Quindi il livello del campionato si dimostra altissimo, molto molto livellato, e quindi tutti i partecipanti stanno dimostrando anche una serietà notevole, perché se uno non si allena sti tempi non li fa. Bene, andiamo adesso in qualifica. Ti aspettavi domandone? Dai, domandone alla fine. Te lo aspettavi tu questo tipo di successo e di livello? No, per questo campionato? No. Perché mancando Bosia pensavo che il livello sarebbe stato molto molto più basso, invece è molto molto più alto. Ecco, invece è molto molto più alto, quindi vaffanculo, ancora più buono, ottimo. No, dai, no, ci dai esserne soddisfatti, no? Sì, a voi, Bene, bene, da, bene, anche bene. La prima gara al Paul Ricard è stata molto combattuta fin dalle qualifiche Super Paul, combattutissime sul filo dei decimi e in alcuni casi anche dei millesimi, quindi bello, vedremo stasera, visto che questa pista si preannuncia molto più tosta. Sì, vero, anche l'anno scorso all'Hungaroring abbiamo fatto proprio io e te una bella bagarre per tutta gara 2. Sì, un trenino che è durato una vita immensa. Infatti ero un po' stressato, avevo dei tic dappertutto, in ogni dove. Sì, perché qui è molto difficile passare, quindi anche se il pilota dietro ha qualcosina in più rispetto a chi lo precede, trovare margini per il sorpasso è davvero difficile. Sì, è complicatissimo. A meno che il pilota davanti non commette qualche errorino. Soprattutto per la tensione, l'ansia da bagarre. Esatto, vediamo stasera, vediamo anche Stefano Cornacchin, fautore di una sfiga, fautore di se stesso, perché è stato lui pirla, nel senso che non ha messo la PCE 4 giga, quindi è stato fautore della propria sfiga al Paul Richard, al Paul Ricard, scusate, esatto, perché sennò Teddy mi ammazza di legnate, visto che è poi più grosso di me, sapete com'è. Intanto arriviamo ora, stavo leggendo tutti gli utenti, e siamo, ovviamente abbiamo fatto il pienone anche questa sera, e stavo dicendo appunto Stefano Cornacchin che questa sera dovrà assolutamente riscattarsi, anche perché comunque i primissimi o i primerrimi sono dotati già di un pelino di zavorra, quindi lui, diciamo che questa sera, se non fa cornacchiate, diciamo così, no scherzo, Stefano è un bravissimo pilota, quindi se guida come sa e gestisce le gare al meglio, può, diciamo così, rimettersi in corsa per il campionato, visto che comunque c'è lo scarto e lui ha fatto uno zero. Esatto. Zavorra, che speriamo. Tu hai citato assolutamente, e che vedono Alessio Lucchesi con 20 kg, Gianluca Di Matteo con 15 kg, Thomas Truffo con 10 kg e Matteo Sorgiacomo con 5 kg. Quindi questi al momento sono gli unici piloti zavorrati. Bene. Soltanto un evento, ovvio. E quindi, da quello che mi dici, e appunto dall'anno passato e un po' di esperienza, diciamo che quello che non dovrebbe sentire ancora l'effetto della zavorra è l'unico è Truffo, perché già dai 15 kg in su qualche cosina già si sente. Che la zavorra non si sente in rettilineo, quindi in termini di velocità e chilometri orari
la macchina non ne risente tantissimo, però lui soffre parecchio in staccata, soprattutto dal sesto giro in poi. Si fa un po' più fatica a fermarla, sì. Sì, lui ha fatto il confronto con Stefano Cornachin e ha visto che la zona critica è la frenata. Sì, vero. Ovviamente. Vero. Poi Stefano e Thomas sono due piloti che alla fine... Diciamo che io e Stefano alla fine siamo due piloti che si adattano molto ai setup di tuffo. Cioè siamo tre piloti bene o male simili. A tutti piace bene o male la stessa cosa della macchina. Quindi sicuramente un vantaggio in più per questo equipaggio. Intanto Truffo stampa un 1.49.0. Un buon tempo, non un ottimo tempo, anche perché siamo arrivati al 48 basso facilmente, tra virgolette, durante la settimana guardando gli hot-lap. Adesso è Roberto Cosi, quindi in forma, molto pure in Stefano, forma. Che è quasi 3 decimi sotto, vediamo il traguardo. E Nardu, infatti 48, bravissimo Stefano. Adesso abbiamo la coppia David in prima e seconda posizione. Però, attenzione, Palladini, papapam, gli pianta giù un 8.70. E si mette in seconda posizione, relega Truffo in terza, Narduzzo, dicevamo, JVD, Narduzzo che è rimasto un po' in ombra, al Paul Ricciardo, invece qui lo vediamo già molto più combattivo e più competitivo, un 49.2, e piano piano adesso andranno a migliorarsi, speriamo. Ricordiamo che i migliori 5 di questa qualifica andranno a discutere una Super Pole, quindi giro secco, e vediamo... Non è così, vanno praticamente a fare la Super Pole, quindi che decreta la griglia dei primi 5. Da sesto in poi invece in Tukulu, come va sta sessione? Va. Stefano, visto che stava migliorando ulteriormente il tempo della provvisoria, solo che si è accorto, mi sa, di essere andato un pelino troppo largo. E ha schiacciato Ischi. Ha schiacciato Ischi. Sì, tempi che adesso sono ancora un pelo altini, vediamo anche Lucchesi, faccio fatica, no, addirittura è quello con più zavorra, però 49.4 è un po' altino come tempo. Vediamo Pellegrino, adesso ha finito il suo giro 49.1, quindi ottimo giro anche per lui. Lucchesi, 48.6, visto con 20 kg di zavorra comunque il 48.6 si fa. Lucchesi, grande interprete delle trazioni anteriori, ricordiamo che lui in ogni dove, in ogni dunque, in ogni quando, dove c'è un campionato a ruote con touring a ruote anteriori, lui ci va. Attuale leader brutto. E adesso attualmente è il leader appunto di questo campionato, quindi persona che ha pilota, che ha molto da dire. Palladini rettifica e fa un 48.7, si mette davanti a Cornachin. Chi era Mesner che faceva la pubblicità? Altissima, levissima, purissima, sì, vero? Sì. Era lui, coglione. Bene. Adesso... vediamo un pochettino, 48.6, intanto è tornata mia figlia e gli ho ficcato una testata ed è andata via, bene, no, ma non ha pianto, quindi è andato bene, no, scherzo. È ancora viva, sì, si muove, sì, si sta muovendo, intanto adesso volevo appunto rimarcare il fatto che in un secondo sono in 15 piloti, livello che piano piano andrà ad allinearsi pari allo trap, anche perché c'è Sor Giacomo che ha fatto un tempo altissimo, altro grande interprete appunto di questa vettura, la BMW, che è ostica però con un minimo di impegno e di voglia. Va anche questa vettura, ci saranno piste dove si devono sfruttare un pochettino di più i cordoli, quindi magari la BMW andrà un pelo più in difficoltà come a Paul Ricciardo, però Sor Giacomo comunque era sempre tra i primi 4-5, quindi era lì insieme agli altri, anzi si è giocato anche la vittoria in gara 1, giusto con Lucchesi se non sbaglio, esatto. E ci saranno invece piste più favorevoli alla BMW dove non si devono usare i cordoli, vedi per esempio una Spa, vedi anche Termastri Hondo, insomma ci saranno circuiti come Shanghai anche, dove lì secondo me la BMW con la sua grande accelerazione, la sua grande staccata darà del gran filo da torcere a tutti. Intanto volevo rimarcare il fatto che sul 49.2 attualmente ci sono 1, 2, 3, 4, 5 piloti in 60 millesimi.
bello, bello, bello. Spettacolo, minchia. Ecco, ecco, adesso vedi che salgono sempre di, sale sempre di più il numero all'interno del secondino. Vedi anche lui, Sor Giacomo, infatti è salito in undicesima posizione. Cornakin che adesso sta chiudendo, no, è ancora a metà circuito, sta cercando di chiudere questo giro al meglio. Vediamo un pochettino cosa riesce a fare. Adesso vediamo un pochettino, anche Palladini si sta rilanciando ora ora ora. Vediamo un pochettino con Akin che arriva alla penultima curva. Vediamo un po'. Tu stai seguendo la Lucchesi. Ah, eccolo qua. Ultima curva è affrontata in maniera un po' bizzarra. Lasciatemi passare il termine. Intanto Truffo 48.5. Zitto. 48.6 per Corna King. Bellissimo giro di Truffo. Zampata proprio, gliel'ha piantata lì, ha detto "Papam!" Stasera che prima lamentava di avere un scarso feeling con la vettura in, in assetto alla qualifica. È come i classici secchioni, te li ricordi? No, sì. Non ho studiato, no, guarda che non sono preparato. Non ti mettere vicino a me durante la verifica, perché tanto guarda che non posso dirti la sega. Cioè, guarda che, cioè, veramente distinto, ma vai a fare in culo, troia, che poi era sempre una donna, brutta con gli occhiali. Minchia, madonna, madonna. Vabbè. Visto che sta seguendo in questo momento Pellegrino, anche lui va molto veloce, è un millesimo da Truffo, solo che forse ha trovato traffico. E ha perso qualcosina, vediamo appena raggiunge il settore successivo. Infatti si è perso 6 decimi, quindi. Io stavo seguendo Lupesi che però ha abortito. Guarda con Macchini invece, che è sotto i 2 decimi e 2 dalla. Ma non ha fatto un bel giro. Io prima l'ho seguito, non ha fatto un bel giro, non è stato pulito, non ha, secondo me, aggredito la pista in maniera adeguata. È anche arrivato due volte largo e l'abbiamo anche visto all'ultima curva in diretta. Secondo me può far bene, sì. Adesso ha perso qualcosina al secondo settore, però è ancora in vantaggio di 58 millesimi, quindi. Deve aver fatto un secondo settore spaventoso, Truffo, perché molto tutto strano. Lì ha guadagnato. Che a livello di velocità sono molto molto simili i due piloti, però vediamo adesso però. Stefano vediamo un traguardo. La fa così questa curva lui, comunque vediamo un pochettino ehi là, 54 millesimi davanti a Truffo. Mamma mia Rotta Red Devil, mizzica. Da guardare anche Sor Giacomo. E infatti stavo proprio andando su di lui, perché sta facendo, secondo me, un buon giro. Buon giro. Al T1 paga solo 56 millesimi di ritardo. Mi sembra il T2 sembra quello un po' più tosto. Vediamo infatti, un pochettino. Mamma mia, troppo, come direbbe qualcuno. I Red Devil hanno un buonissimo setup per il secondo settore, che è anche quello più guidato alla fine. Certo. La chicana. Lucchesi adesso sta provando a rimettersi un attimino in linea, che ha incontrato Menesello in mezzo ai Maron, però non penso sia nel suo giro veloce, penso sia nel giro di lancio, lo spero per lui, anche perché avere un pilota molto più lento davanti non è proprio il massimerrimo, ecco. Andiamo un pochettino. Sor Giacomo che comunque ha migliorato e si è portato in settima posizione. Adesso ha tagliato il traguardo. Adesso. Pochermo. Vediamo un po' Lucchesi. Vediamo che fumatona per Lucchesi. Bel taglio. Vediamo un pochettino. Anche perché vederlo così è così che aveva fatto un girone all'inizio, poi si è perso e non è più riuscito a replicarsi o a migliorarsi. Adesso è undicesimo, quindi molti piloti anche sotto il 49. Sì. Veramente tanti. Baccichetti adesso attualmente sesto con la team Witchwood Jones, che gli piace quando disco Jones alla minchia. Lucchesi adesso si è lanciato.
manca un minuto e 53, 52, 51, 50, insomma, quei secondi lì. E ha questa opportunità Lucchesi per... beh, lui è già nei primi 5, quindi... Ah, De Matteo! Ci siamo dimenticati dei Buster Sentence. Con 48,9 riesce a raggiungere la quinta posizione, proprio in extremis, davanti a Baccichetti, per un non nulla. Sor Giacomo questa volta non ce la fa. Secondo me non ce la... Bel fiore nono! Ma è una sega, è impossibile! Ma no! Madonna! No, Marco si è allenato parecchio però. Bene. No, sono contento per lui, a parte tutto sono contento. Quindi Narduzzo, poi anche Narduzzo ha fatto il girone e poi non è più riuscito, ha fatto forse solo un giro. Bah. Vedremo. Adesso Lucchesi sta finendo secondo settore. Quant'è sotto sopra? Destra sinistra? Che io non riesco 15. A vederlo. Quindi ottimo. 22. Ah, 88 lo so. 88. Di più o di meno, dimmi tu. 88. Buono, dai cazzo, dai. E Belfiore, sì, nono, attualmente sta chiudendo un altro giro. Vediamo se si migliora. Tanto Lucchesi sta migliorando proprio, si mette, riesce a completare il giro. Lucchesi fa il giro suo, cioè fa il suo giro veloce, però non va né su e né giù. Rimane lì. Si è migliorato di pochissimi millesimi. Belfiore chiude adesso, ma no, niente. Balladini che ha 7 millesimi. Vediamo come fa Michigan. Eccolo qua. Con la Lada Granta, ricordiamo, unico mod, unico portale, unico al mondo in tutto, ad avere la Lada Granta, nuovo modello 3D. 3D perché in tridimensione. Era 2D perché era in due dimensioni. Mamma mia. Minchia. Che spettacolo, profondità, vediamo larghezza. Se Paladini riesce a finire il giro, ma forse sì, dai. A rischio, ma lui è già nei primi 5? No, nei primi 5. Ah sì, Paladini è già nei primi 5. Sì, De Matteo, De Baccichetti, niente, Sor Giacomo, diciamo che non è riuscito, pazienza. Bene, quindi riepiloghiamo un attimino tutti i piloti. Allora, con Akin, Truffo, Lucchesi, Paladini e De Matteo andranno a fare la Super Spurs. Poi c'è sesto, il primo ad essere stato escluso, Baccichetti. Poi c'è Sor Giacomo, Pellegrino, Belfiore, Narduzzo, Cosi, Rosmarino, Divico, Dragoni un po' indietro, di Raimondo, anche lui un po' troppo indietro, Poi c'è Crespi, Breme, Scarpelli, Marchetta, Bernardi, Costanza, Cuscino, Menesello, Oronti, Saltoè, 25esimo, ricordiamo il 13enne in pista, quindi ha le sue prime esperienze nell'online racing, Salotto, Vitaliano e Battisti, poi c'è Simrace.TV e DG. Benissimo. Ma chi sono? Sono due pilotoni, non capisci una sega, fidati. Allora, quello più avanti di tutti è proprio Cornachin, sì, perché adesso Truffo sta uscendo dalla box, Lucchesi sta uscendo adesso dalla box, Palladini al tornantino, sì. Io andrei su Cornachin, che sarà il primo a registrare il suo tempo. Esatto. Tanto che Dario parla, io e Marco lo stiamo provando tutto. Esatto. In che senso? Ignaro di tutto questo, Dario continua a parlare. Ma di cosa? Cosa state provando? Giusto, abbiamo un problema. Del tipo? No, tu pensa alla salute, non ti preoccupare. Le stiamo provando tutto. Ma che cavolo state facendo? Mi state scrivendo da qualche parte che io non sto leggendo e siete dei bastardoni. Vi ammazza, legnate. No, le scherzi non te le facciamo in diretta, solo dopo. Ah, ok. Non posso neanche dire, guarda che me ne vado dallo staff, perché minchia siete contenti, e quindi non posso neanche minacciarvi, ma che cazzo. Non minacciarvi di che stare. Guarda che rimango, Marco, guarda che rimango, Anche no, dai, non ti preoccupare. guarda che rimango. Bene. Vediamo. Vediamo con la chi. Torniamo a noi. Io parlo, intanto voi non mi... cioè, proprio non mi frega un cazzo. Come? Ok. No, va, più o meno. Allora, ecco, vediamo con la chi. Sta iniziando Ura, a parte Ura con la chi, vediamo un attimino cosa farà il nostro eroe.
anche perché comunque qua partire davanti è veramente importante. Mezza vittoria. Però comunque sono già come settimo, eh. Io stare attento. A Paul Ricciard è già primo la prima curva. Occio, che qui finire quinto in Super Pole vuol dire avere so Giacomo subito attaccato ai Maroni. Sicuro, quindi molto importante anche per i primi 5. Ma poi indipendentemente tutte le BMW. Vediamo. Vediamo un attimino. Tanto c'è un via vai di piloti nel server. Cosa che in Super Pole dalla prossima gara non ci sarà più. Perché è fastidioso, visto che sia solo un giro lanciato, sì. Non bisogna assolutamente disturbare i piloti che si sono guadagnati la Super Pole. Vabbè. Adesso sì, è molto che tu ha intervento. Come non ho capito? No, che cazzo ne so io? Boh, ma io parlo random. Perché ogni tanto mi parte le... ma lo so, infatti, ma ormai l'ha saputo tutti dopo il Paul Ricciard. Cioè, Io ho il kit pronto per ogni evenienza, così. Porca di... Ricordaci solo di avvisare prima. Sì. Ma sono sincero. Io sono come il culo di un bambino. Con i peli petto. No, murca miseria, mi sembrava di aver visto una, scusate. Mi sembrava un pelerimo largo, però forse. Però vediamo un pochettino che giro stamperà. 45, allora, 46, 47. 86, quindi non un buon tempo... buon giro, truffo sta finendo adesso. No, prima finisce Palladini. Palladini. No, vediamo un po'. 48.4. Oh. E 48.9 truffo. E Palladini ha fatto 48.4 alla Pol Palladini. Porca vacca. Sì, si è fatto 191 millesimi. Porca vacca. Bravissimo Palladini. Ottimo giro. Adesso vediamo Lucchesi. 48.9 quarto. Vediamo De Matteo. Sta finendo adesso il giro. È all'ultima curva. Vediamo un pochettino Gianluca. Pilota molto molto bravo Gianluca, poi nel giro secco, pilota con grande esperienza di prim'ordine, insomma, un top driver. Vediamo, pam! 49.0. Lucchesi deve aver sbagliato. Sì, Lucchesi sì. De Matteo gliel'ho tirata così bene, gli ho detto bravo, vai! Grande! Dai cazzo! Niente. Niente. Ok, quindi, boh. È stata Paul di Palladini, sì. bravissimo Alessandro, gran giro, devo essere sincero, bravo. Palladini anche lui, zitto. E 4-4 con la Lada Granta, e il modello è in? Esclusiva. 4, esatto. 4B. Mondiale. Esatto, in scusa mondiale. Con chi in truffo di Matteo Lucchesi, con Palladini in pole, quindi bravi, ottimo. Gli altri li abbiamo già detti prima, poi sono troppi, non ho voglia di ripeterli. Infatti. E quindi adesso vi salutiamo per qualche minuto, giusto la verifica classica delle GG, e un gelato, una patatina, insomma, una leccata di... Che non fa mai male. Insomma, fatemi quello che volete, ok? Esatto. Ciao.
E buonasera, buonasera. Dopo questo warm-up un po' incasinatellimo, vabbè. Andiamo in gara, iniziamo questo secondo round, iniziamo la parte più calda, la parte più bella, che è la gara, la parte finale, gara 1 di questo secondo round a Hungaroring. E vediamo un pochettino come ti va di sedere, Maki, che è la prima telecamera per la prima posizione, è stupenda, e quindi stasera ci va di culo. Ma abbiamo perso Menardi, quindi abbiamo restartato come da regolamento, quindi... come da regolamento, esatto, nel momento in cui si cambia sessione purtroppo può capitare, e purtroppo sì, ogni tanto R-Factor, i PC degli utenti fanno le buizze, e quindi gentilmente e molto bonariamente, nonché esplicitamente, un po' tutti coesi e contigui, siamo... Dicevamo? Tanto dai, ricordiamo... Chiedi carte, chiedi il mazzo, dai, su. Massimo, tocca a te. Mischio io. Sì, però facciamo un giro, giochiamo stavolta ad un gioco tosto. Facciamo ruba mazzetto. Okay. Mamma mia. Di quelli che proprio... No, mia mamma mi ha detto di non giocare ruba mazzetto dopo le 10. Ah, cazzo, orca puttana. È un ritardo. 4, cazzo. Salutiamo tutti i telespettatori che ci stanno seguendo o inseguendo, dipende, purtroppo questi sono... Ah, che bello, in chat si vedono cose fantastiche, la gente è spettacolo, bello, piace un casino. Scusate, abbiamo un sacco di preti dagli iscritti. Un sacco di preti, sì, ci sono veramente un botto di preti. Intanto che voi commentate questi 30 secondi, arrivo subito. Vediamo. Speriamo che duri. Resisti, Manarti, resisti. Per ora sembra aver resistito. Esatto. Vediamo, bella inquadratura, tutta la griglia completa. Yeah, la e solita telecamera on board. Cazzo, in automatico, non so. Eccomi qua, sentivate la mancanza, sì. Volevamo quasi mollare tutte, dire no, senza Dario non possiamo.
Esatto. No, che cosa sta succedendo a Corna King? Automorta. Ma per me è parte dei box. Adesso vuoi andare a vedere nella stanza, forse vuoi Non dare un paio di c'è, non consigli. c'è. Non è interessante. Diciamo che è rimasto fermo, piantato in briglia. Ma Cornakin Corna King, non vuole proprio iniziare a fare fortunatissimi inizio questo. campionato. Intanto c'è Paladini che sta facendo il vuoto dietro di sé. No, beh, Peccato che insomma, non è un Maynard è po'. crashato quando è iniziato Il giro il di giro, sì, il warm up lap. purtroppo è così. Non ho capito se Maynard Tu ha problemi di connessione, però. Perché finale qualifica a me mi è sembrato. coese contiguo. Cornacchini è rimasto Ok, piantato. adesso c'è. Vediamo se riesce. Riesce, secondo voi? Narduzzo. È tornato Cosi, Goku questo Cosi, momento Cosi con di lui. Q deve aver fatto qualche Sei uscito cosa dai di box. strano. Senza il semaforo Senza il semaforo rosso, e quindi sai com'è, se c'è il rosso, c'è il rosso. Dai, non Ed scrivere è un più, botto. Dario. No. No, ormai la DG adesso a questo livello, a questo punto non può più scrivere. Adesso vediamo Palladini che sta per concludere il proprio tiro. Vediamo un pochettino. Vediamo un pochettino adesso questa gara Quel come tempo anche andrà. alto è di Q. Eh Più che sì, altro è perché uscito col semaforo rosso. anche alto è. Ah, Sì, per lui. è uscito col semaforo rosso, sì. Se si parte dai box non si dovrebbe uscire col semaforo rosso, se è rosso c'è un motivo. Però beh, sono errori che comunque ci possono stare, dai. Bene, bene. Boh. Ci siamo quasi, eh? Siamo quasi tutti allineati, siamo quasi tutti pronti, pronterrimi. Vediamo di Raimondo che Cambierà era ancora l'ultimo. inquadratura. Adesso andiamo su Palladini, vediamo se scatterà il verde. Infatti, Corna King adesso partirà dall'ultima posizione perché finché non arrivano al primo intertempo Eh lui sì, dovrà perderà stare tantissimo. fermo. Perderà veramente tanto. Insomma, Almeno una trentina di secondi dovrebbe perdere, quindi. Eh Corna King veramente un campionatino facile facile per lui, è questo, proprio sì. tranquillo. Bene, adesso rosso, verde, partono i nostri eroi, vediamo che Parte partenza benissimo buonissima per Paladini. Palladini, parte anche molto bene De Matteo, Truffo si accoda a questi due, Lucchesi non riesce a fare la differenza solita in partenza, arriviamo a prima staccata, vediamo Palladini, De Matteo, Truffo, questo è l'ordine dei primi tre, poi c'è Lucchesi e Guarda Truffo, un si è riuscito a infilare. ottimo, incredibile, ma che cos'è successo? Hanno sbagliato, hanno fatto Eh qualcosa. sì, è che Paladino ha fatto una partenza eccezionale, però già Ma prima della che, curva è no, stato però raggiunto da De ma scusate Matteo. un attimo, no, voglio vedermela questa. Voi continuate pure il commento, voglio un Mi attimo sa vederla. che sia Paladini che De Matteo sono andati leggermente lunghi. Primo per errore suo e secondo perché è stato disturbato un po' forse dalla traiettoria di Paladini che gli era davanti. E Truffo li ha Ah, fregati entrambi. sì, è Sì, vero, è tu zitto, vero. Marchio. È Eh sì. vero, Truffo è passato in testa per un errore abbastanza grave di Palladini che è arrivato molto lungo, però poi alla fine anche De Matteo Eh sì, anche ne De ha fatto le Matteo, mi sa spese. che Sì, per sì, sì. seguirlo ha commesso lo Sì, stesso sì, sì, errore. sì, sì. Adesso vediamo un attimino, quindi gara che volge subito sorpresine. Intanto Pellegrino in quinta posizione, Bacichetti è rimasto sesto, anche lui grande interprete della rotazione interiore. Incredibile, ragazzi, Crespi settimo. Cioè, Intanto Crespi fa. anche Corna King deve aver lasciato la corsia Sì, box al sì, sì. semaforo rosso. Esatto. Sì. Ah, Eh sì, anche bene. Corna King DQ squalificato. anche per Bene. Corna King. Ecco, cioè, proprio perfetto. Come Ok. buttare una Ci, gara. come buttare una gara? Ci dispiace moltissimo, però purtroppo queste sono le regole. Bene, continuiamo così. Crespi, settimo. No, continuiamo così nel senso Crespi adesso settimo. Grande partenza, quindi Narduzzo ottavo, nono Rosmarino decimo, Scarpelli e Belfiore undicesimo. Vedi che piano piano fa air gambero. Comunque,
Andiamo subito, attacco di Paladini a Truffo all'esterno, arriviamo alla prima staccata, favore in traiettoria per Truffo che non arriva non arriva Lungherrimo, invece è arrivato Lungherrimo. Errore un po' da boccia per Truffo che si fa vedere subito di nuovo in questa staccata, e Paladini però difende molto bene, macchina scarica, gran guida e staccata, scusate, quindi passa davanti. Adesso vediamo un attimino, perché qua sono 13 giri, sono un po' tanterrimi, quindi se si sfrutta bene la vettura poi si ha una vettura competitiva anche sul finale, se si esagera un po' troppo all'inizio poi nel finale tapi gli intercooler, quindi sas cumale. Bene, De Matteo, bisogna guidare molto puliti, perché anche guidare puliti aggressivi adesso non serve, perché è facile sbagliare. Sì, intanto vediamo proprio un bel trenino, i primi 8-9 sono tutti molto ravvicinati, vediamo che Truffo sta, ha fatto due errorini un pochettino veniali, e De Matteo guida molto più pulito e più tranquillo. Paladini intanto sta già creando un leggero gap di un secondino dal gruppetto degli inseguitori. Rosmarino intanto ha superato Ascarpelli e Di Vico si è riportato in undicesima posizione, quindi anche lui credo abbia fatto una buona partenza sfruttando la trazione della sua BMW. Chi è che va indietro, per fiore? come i gamberi. Bellissima tra l'altro comunque la skin dei Busters BMW, veramente una figata ragazzi, molto molto bella, quindi facciamo un grandissimo bravo a Rosmarino che ha appunto il pitturicchio. Però quando uno è bravo dai, bisogna dare a Cesare, forse è più bravo come Skinner che come pilota. Quello è sicuro. E intanto vediamo Paladini continua ad avere sempre un vantaggio intorno al secondo. Poi c'è Paladini allungato. De Matteo Lucchesi sta attendendo dietro a Lucchesi sta aspettando De Matteo, diciamo così. Però di solito conoscendo Alessio me lo sarei aspettato un pochettino più aggressivo, specialmente nelle prime fasi di gara dove si è tutti più vicini. A meno che non sta gestendo le gomme. Anche perché lui è quello più zavorato di tutti. Anche perché ricordiamoci che la gara scorsa in gara 1 a Paul Ricard Lucchesi ha adottato la strategia di rimanere tutta la gara, quasi più di tre quarti di gara praticamente, sì, dietro a Sor Giacomo, per poi attaccarlo nelle battute finali, quindi potrebbe anche sfruttare la stessa strategia, oltre al fatto appunto che ha 20 kg di zavorro in più rispetto agli altri, sì. Sono pochi. Ma li sto vedendo però girare tutti molto bene, tutti molto puliti, guarda anche Bacichetti con dietro Crespi, Pellegrino anche lui stesso molto molto pulito, anche Narduzzo, forse quello proprio più aggressivo di tutti è proprio Narduzzo dietro, Bacichetti dietro a Pellegrino, sembrerebbe averne un pelo di più con la sua Honda rispetto alla Seat di Pellegrino, però non riesce, diciamo così, a sopravanzarlo. Mamma mia, Paladini 49-1, quindi un buonissimo tempo, Paladini, veramente. Insieme a Di Raimondo è l'unico ad essere sceso sotto il muro dell'1.50. Di Raimondo che tra l'altro doveva partire in penultima posizione. De Matteo. Si ritrova adesso sedicesimo. Quindi anche Truffo e De Matteo sono scesi sotto l'1.50. Ah, adesso sono scesi anche loro, perfetto. Sì. Anche Narduzzo Truffo giro. De Matteo sono i ferri cortissimi. De Matteo si era infilato leggermente dal primo tornate a sinistra, prima curvone a sinistra, e però Truffo non gli ha lasciato lo spazio, vediamo che sono veramente al limite. Dritto di Lucchesi e viene passato da Pellegrino, ma Bacichetti nauz. Non ci riesce. E guarda come è nutrito questo quartetto. De Matteo che prova il sorpasso alla chicane. Urca, però ha rischiato tanto De Matteo. Sì. Sta rischiando tanto. Vede che ne ha un po' di più, però non riesce a sopravanzare Truffo. Io fossi in lui starei un pelo più tranquillo, perché Paladini dà l'impressione di tirare veramente molto, quindi Paladini ha fatto quanto gara in questo giro? Quindi continua a migliorare. Fine gara non so,
non so. Sta spingendo dato un po' c'è troppo. Un gruppetto di BMW, c'è Rosmarino Scarpelli di Vico con dietro Rosmarino che sta facendo veramente una gran bagara, una bagara della bagara, veramente molto bella, tutti molto vicini. Scarpelli non riesce a sopravanzare se Rosmarino, anche se già due o tre volte è riuscito a impensierirlo, diciamo così. Chi è che mi controlla quel gruppetto? Vai tu, Marco? Sto guardando. Per il momento tutto tranquillo, vediamo se è la prima staccata. Anche con le immagini della diretta. Ecco, bravi, andate. Sul vediamo se Scarpelli ci prova alla prima curva. Grande staccata, della prima No, Rosmarino ha staccato pure forte. Sì. Qualche bacetto tra i due, però Rosmarino rimane davanti. Ma guarda quanto si vogliono bene, sti ricchioni. Oh, cialloni. Niente. E invece qua davanti Pellegrino, De Matteo e Truffo sempre uguali. Paladini, sì, via. È stabilizzata. Sì, davanti Pellegrino adesso sta facendo l'andatura, però sta facendo un'andatura, non cioè li tiene tutti abbastanza vicini. Paladini. No. Scusami, Pellegrino tiene tutti abbastanza vicino. Ah. Pellegrino c'è un bel trenino. Intanto Truffo guarda, si difende da De Matteo. Mamma mia. Parli l'avvoltoio. Sì, Crespi è molto vicino. Qualcosina. Crespi è molto vicino, sì. Anche se devi guardarsi da Narduzzo, che anche lui si è avvicinato tantissimo in queste ultime battute. Intanto è un'uscita molto larga di De Matteo. Si è visto quasi entrare nella telecamera. Qui Bacicchetti secondo me ne ha per andare magari a prendere De Matteo e Truffo, ma non riesce proprio ad avere il guizzo necessario per Massimo, preparati, torna alla decima posizione perché Scarpelli è riuscito a passare a Rosmarino e adesso c'è Di Vico che sta insidiando a Luca. Eccoci qua sul plotone BMW. Sì, guarda Scarpelli quanto li ha staccati in quattro curve più o meno. Abbiamo Di Vico che è un ottimo bagar tra Truffo e De Matteo, molta bagar, De Matteo all'interno, Truffo incrocia bellissimo e si riprende la posizione, mamma mia, bellissimo confronto tra i due. E se continuano così il gruppetto comandato da Pellegrino si fa sotto. Intanto Lucchesi dov'è finito? Lucchesi ottava posizione. Ai ai ai. Che infatti ho visto soltanto più una vettura Velociraptor e ho detto che è successo. Che infatti vedevo Bacicchetti dietro a Pellegrino. Ah, Lucchesi è stato un contatto con prima con Crespi. Eh? E poi in seguito con però leggerissimo con Narduzzo, però il contatto con Crespi gli ha fatto perdere due posizioni. Però quindi Bacicchetti era già riuscito a sorpassarlo. Bacicchetti un attimo perché solo, Lucchesi era davanti a Bacicchetti e quindi forse sono stati due errori. Sì. Andrei su Pellegrino. Andrei su Pellegrino Bacicchetti, è riuscito a sorpassarlo Bacicchetti a Lucchesi. Alla prima curva siamo toccati Bacicchetti Lucchesi. Passo un po' duro, diciamo così, alla WTCC. Esatto. Vediamo Bacicchetti dietro a Pellegrino, molto vicino, molto insidioso Bacicchetti, molto vicino a Pellegrino, sicuramente ci prova. Pellegrino rimane largo, Bacicchetti penso vada all'interno, infatti va all'interno. Vediamo la staccata, staccatore di tutte e due. Pellegrino correttissimo, lascia lo spazio necessario. Sono affiancati, uscita dalla curva praticamente pari, però bella sportellatina. Pellegrino qui potrà replicare con uno staccatone. Mamma mia, bacetto tra i due. Vediamo Bacicchetti che cerca l'incrocia, però non ci riesce, sempre a paia di due. Uscita di curva che favorisce Pellegrino e sempre molto vicini, cioè praticamente ho parlato per 3 ore e mezza e alla fine non è cambiato una merita. Minchia, buono, bravi, complimenti. Sono scambiato un po' di volte. È dietro Crespi che si avvicina, dietro Crespi che quat fa l'avvoltoio.
E truffe di Matteo allungano. E truffe di Matteo allungano di brutto. Sì, 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 sì. E ma soprattutto Paladini allunga. Sì, Paladini allunga. Sta spostando tutta la bagarre tra i vari gruppetti che sono formati. È stato molto bravo a cogliere la pole, a partire bene, e sta sfruttando tutte le opportunità che questi piloti dietro, facendo bagarre, gli servono su un piatto d'argento, perché se quelli dietro fanno bagarre adesso sono arrivati a 4 secondi, quindi è oro che cola. L'importante è che tutti i piloti cerchino sempre di fare la bagarre in maniera corretta e pulita, perché poi a fine gara, se no, raga, so cavoli. Diversi piloti che sono a rischio, quindi guidare un po' più calmi. De Matteo intanto scodatona in ingresso nell'ultima curva. Vedo De Matteo molto più sporco di Truffo, anche di Pellegrino e anche di Bacichetti. Sì, anche perché vedo che ha molta fretta di recuperare, però più ci prova, più sbaglia, ma poi consuma gomma, cioè Gianluca deve stare molto molto attento. Tanto Bacichetti ci riprova, si butta in terra, staccatona, esterno Pellegrino che gli chiude la porta in faccia, cattivissimo Pellegrino in questa situazione, e Crespi si è avvicinato ancora un pelerrimo, forte anche della staccata che ha la BMW e delle accelerazioni in uscita dalle curve. Wow, entrata al limite di Crespi vicino a Bacichetti, mamma mia che spettacolo, ragazzi. Signori e signori, 5 euro, entrate pure. Direi che intanto sta attaccando bene per la 14ª posizione, quindi... per dire, interessantissimo, infatti stavo seguendo anch'io quel... mamma mia, Crespi si fa vedere. Ma sì, ogni tanto può... noi giochiamo. Aspetta che preparo il beep. Sì, ok, no? Sì, perché adesso mo qualcuno si ficca una sportellata e io parto. Ma dai, stanno guidando più tranquilli di quello che immaginavo. Stanno guidando tutti benissimo, dai. Benissimo. Mm. Beh, ma il livello, l'ho detto... e lo ripeto già dalla prima gara, è molto alto, veramente molto alto. 22 piloti in un secondo nella conferma dopo lo trap, e 18 piloti in un secondo nella conferma dopo le qualifiche. E tanto Bacichetti, Truffo De Matteo sono toccati, ai. Bacichetti rimane dietro intanto. Bacichetti rimane dietro e andiamo a vedere che cosa è successo tra Truffo e De Matteo. Errore di Gianluca. Ecco, porca. Andiamo a vedere subito che cosa è successo, giusto per onore. Sì, staccata, l'ha toccato praticamente. Truffa è ancora fuori. Ah, Truffa è ancora fuori? Sì. E sta mazza? È ventesimo ma è ancora fuori nella sabbia. Urca, non riesce più a uscire forse. Come è andatura? Andamento lento? Andamento lento, c'è stato un concorso di colpa, diciamo così, nel senso che Truffo è andato verso l'interno, poi è riandato un pelo verso l'esterno e ancora non rientra. Ancora non rientra, si sta rientrando adesso piano piano, dai che ce la fa. È ultimo, è sabbia questa sabbia maledetta, cioè veramente questa sabbia immobile, cavolo. La sabbia immobile, qual piume al vento, su casta, minchia, dai, esci da sta sabbia. E che ce la fa? Dai, ce la fa, orca vacca, è brutta battuta dal resto per questa, Beh, questa... Proviamo a intervistare Truffo in questo momento. Proviamo a intervistare Truffo, ciao! Sì, qua la vedo anche dura. Perché... Ah, un altro... lag, cos'è successo? No, Lucchesi. Una BMW blu. Crespi. Crespi è scomparso, no? È scomparso, mi sa che ha avuto un connection lost, infatti già nelle ultime gare ha avuto problemi. Da quando ha cambiato linea, veramente. Perché non si vede più la sua auto. Sì. C'è un concorso di colpa, nel senso che Truffo è andato all'interno per proteggere la traiettoria e poi è riandato all'esterno, no? Cosa che in teoria non si potrebbe fare, no? Lo zigzag non si può fare. Il problema è che Truffo era già all'esterno e stava proseguendo in maniera rettilinea, quando invece De Matteo era andato all'interno e l'ha tamponato. Quindi lì se ci sarà un reclamo, si divertirà. Lì sì, perché c'è un concorso di colpa, diciamo, ecco. Bisognerà vedere. Tanto la sfida Bacichetti-Pellegrino si riaccende di nuovo alla prima curva, vediamo se riesce a infilarlo. Staccato
staccatona, staccatona, sì, ci riesce, staccatona, staccatona, passa, Bacighetti, si vede che... guarda, Pellegrino, ottima ripresa, ottimo spunto dalla curva, però vediamo Bacighetti qui se riesce a staccare, no, riesce, niente da fare, interpretazione Pellegrino perfetta. Ha avuto una trazione bellissima in uscita dalla prima curva, sì, no? Ha staccato largo. Sì, ma poi hai visto che interpretazione perfetta in inserimento, sì, sì, di questa curva. Bello, chiuso bello, la porta, vero. Molto corretto Bacighetti che ha staccato in una maniera... E intanto mancano 3 giri e mezzo più o meno. Sì. Paladini ha 8 secondi di vantaggio su Di Matteo. Quindi anche sì, il contatto tra Thomas e Gianluca. Lo sì, favorito. Sì, sì. Bacighetti all'interno, Bacighetti all'interno. Non ce la fa. Qua... qua è durissima. È dura, è dura. È durissima. Campionato lo scorso anno insegna. porca vacca, mamma mia. Sì. Sì. Non è un veramente punto tanto buono per i sorpassi quello. No, no. Ma no, che non si è nettamente davanti già quando si è all'interno, però. Almeno bisogna essere appaiati. Ma. Però poi anche farla in due diventa un casino. Però essere diventa veramente un botto. Vediamo che De Matteo non è poi così tanto davanti, da Pellegrino. Bacighetti veramente, cioè, non ce la fa. Cioè, Bacighetti spinge Pellegrino. Spinge Pellegrino, ma Cicchetti ne ha, secondo me ne ha veramente cioè ne aveva molto probabilmente per andare a prendere De Matteo, molto probabilmente ne avrebbe avuto, sì. Intanto in questa condizione Costanza partirebbe in pole position, secondo in gara 2, secondo Belfiore, terzo Rosmarino con una BMW, quarto Scarpelli con una BMW, con un'altra BMW, quindi gara 2 si pronuncia veramente molto tosta. Bacighetti all'interno e vediamo adesso come viene di nuovo Pellegrino, tanto. Sportellatina, però stavolta no. Stavolta Bacighetti ha imparato la lezione e sta davanti. Pellegrino non ci può fare più niente. E da quello che abbiamo spinge Pellegrino spinge. Da quello che abbiamo visto gli ultimi giri, secondo me Bacighetti ne ha per andare via. Non ne avrà sicuramente tanto di più per andare a prendere De Matteo, penso, poi magari verrò smentito, però per andare per allontanarsi da Pellegrino penso proprio che ne abbia, perché negli ultimi due giri Bacighetti spingeva proprio Pellegrino, sì, sì. Ce l'aveva proprio lì, che diceva dai, leggermente lungo qui Bacighetti, però l'interpretazione comunque corretta. Narduzzo ha fatto una gara veramente di attesa. Narduzzo lì dietro non l'ho mai visto incisivo, però sempre molto pulito e bene o male corretto. E forse sta di non avere il passo dei primi, però sta facendo la sua gara pulita, sì, sfruttando sì, anche sì, gli errori degli altri. Questo sì, è un sì, bene sì, quando uno sì, si rende conto di non sì, di essere sì, limitato sì, in una determinata gara. Sì, sì. Quando non sei tanto competitivo in una sì, gara, sì, è meglio starsene liberi, tranquilli, poi sarà per la prossima. Anche perché giustamente anche noi abbiamo le nostre preferenze, c'è il circuito che ci piace, c'è il circuito che non ci piace, è normale, dai, ci sta. Certo. Raimondo ha guadagnato la 10ª posizione, quindi ricordiamo sempre che lui partiva dalla 30ª posizione. Sì, sì. Sta facendo una buona gara. Ha fatto un'ottima gara anche perché attualmente è decimo, ragazzi, parte primo. Sì, sì. È stato sì, probabilmente qualche perdita di posizione perché Belfiore era fino a Rosmarino poco fa. Anzi, gli aveva detto sul nostro forum, gli aveva detto quando ti arrivo dietro spostati, non fare la chicane mobile. eccolo. E di Raimondo ce l'ha sempre lì con Costanza, adesso è già nono, di Raimondo nono, ragazzi, rimontone, sì, complimenti a lui. Mm-hmm. Complimenti a lui. Serata difficile per Dragoni. Dai, stavo cercando, sai. Perché ho visto che è il 16esimo senza paraurti, sì. Sì. Adesso sta con Menesello che si butta all'interno, sportellata giusto perché non ce la fa adesso all'interno. Dragoni tira un'altra sportellata, durissima questa bagarre. E chi era quello del team? Lui. No, aspetta. Dove è andato Menesello? Urca, dove è andato Menesello? Che rientro in pista. Mamma mia, incidente! Dove è andato Menesello? Dov'è? Menesello! Urca! Però se c'è un'altra... Dragoni, sì, Dragoni pure fuori pista.
Allora, Menesello fa quello. Menesello fa quello. Bene, poi arriva qua. Cosa fa? Cosa fa? Va fuori pista. Ah, va nell'erba. Gas spalancato. Boom! A dragoni. Ecco anche Orontis. Dragoni avrà una retromarcia da paura, perché è riuscito a liberarsi dalla sabbia grazie alla retromarcia. E forse se avesse fatto così anche tu che ho visto Menesello... che ha provato ad uscire da... con la prima e non ce l'ha fatta. Volevo poi notare una cosa, che durante si è proprio visto Menesello fermo a aspettare Dragoni. Sì, lo stavo vedendo anch'io. Quindi ha reso si conto dell'emerita stronzata. Ovviamente ha fatto del fair play, del sano per play. No, beh. Menesello è mio compagno di team. Allora offendilo, dai. Ma sto pezzo di... No. Nel frattempo Bacci Chetti, come dicevate prima, si è allontanato da Pellegrini. Io t'avevo detto. E Narduzzo si inizia a fare... Narduzzo si sente che sono piemontese. E Narduzzo è vicino a Pellegrino, però secondo me... Il Pellegrino però, a questo punto, me... visto che comunque va dal podio... è andato. Giro. Quasi arriverei decimo per partire in pole. Li faccio passare tutti. Scarpelli. Sarebbe opportuno non rischiare. Ottima gara di Scarpelli, ragazzi. Team Witchwood, Scarpelli, sesto. Lucchesi adesso fa il gambero. Viene passato da Rosmarino. Velociraptor Racing Team. Lucchesi attualmente leader del adesso campionato. Non riesce a recuperare più nessuna posizione dopo... No, ha fatto veramente... Lui sì che ha fatto prima. Veramente il gambero. Me lo sarei aspettato un pochettino più... Vabbè, il gambero è stato toccato, quindi... Ah già, è vero, scusa, non mi sovveniva il ricordo di questa cosa, eh? Figliao, come te l'ho sparata sta cosa, poi te la scrivo, Aspetta. Ed ecco okay. Lo Palladini che taglia il traguardo. E vince, Palladini, vince meritatamente, Alessandro. Meritatamente, poi arriva De Matteo, un pezzo di De Matteo, grande De Matteo. Seconda posizione a 9 secondi e 9, poi arriva Bacichetti a 12 Palladini, secondi. Il suo passo negli ultimi Pellegrino costantissimo. E Narduzzo, sì. Scarpelli, ottima gara, dicevo prima, di Scarpelli con la BMW, primo della BMW. Team Wishwood, Rosmarino, altra BMW, settimo, poi arriva Lucchesi, Costanza e Yuri Di Raimondo, cioè in quanti millesimi? In un decimo, no, in 95 millesimi sono arrivati in tre. Ci siamo persi una volata, ragazzi. Ci siamo persi la volata. Quindi partirà in pole Yuri Di Raimondo, nono Lucchesi, e secondo Lucchesi, terzo Costanza e quarto Rosmarino. Poi ne chiamo tutti gli altri, Belfiore, Breme, Di Vico, Sor Giacomo, Bernardi, Oronti, Sparchetta, Salotto, Vitaliano, Dragoni, i primi 20. Poi Menesello, Cuscino, Battisti, Truffo, Crespi, Truffo che poi non è più riuscito a fare una mazza, perché giustamente... Cornachini, esatto, che però hanno ricevuto un bel digu. Uh-huh. Dicevo prima che ho contato i tempi di Palladini, uh-huh. Il giro più alto è stato in 1.54, quindi con Cavada ha mantenuto un ritmo altissimo... Sì, è stato... Poi negli ultimi 4 giri ha girato un di un secondo rispetto al suo best, quindi... Sì. Costante, molto bravo, ha guidato bene, giustamente, ha fatto una bella gara, si merita questa vittoria. Bravo. Benissimo, finita gara 1, vi mandiamo momentaneamente, gentilmente, un attimo a fanculo e poi ritorniamo, va bene, a frappè. Poco. Ciao.
E rieccoci tornati per gara 2. Buonasera. Quindi in versione di griglia
per i primi 10 con partenza da fermo. Abbiamo sentito qualche disavventura. Esatto, sì. Beh, Crespi con questi connection lost sta iniziando veramente un po' a... Ma li fa quando nei campionati dove non ci sono io, però. Esatto, infatti. Cioè, cercare quella... Porca di quella mucca, porca. E beh, adesso vediamo, gara 2. Vediamo i nostri eroi. Yuri Di Raimondo, partito 30esimo, partirà in pole position nella prima gara, in questa seconda gara. Quindi quelli più sfigati partiranno Truffo 23esimo, 24esimo Crespi, 25esimo Cornacchin, Cosi 26esimo, 27esimo Altoè, 28esimo Mainardi e poi via via tutti gli altri 14, non è vero, è solo per dire. Adesso vediamo un pochettino, Ecco, visto che sei andato a parlare un po' con Truffo, cosa ti ha raccontato? Ha subito detto si può ripetere assolutamente sì. No, Thomas è molto molto diplomatico, molto più diplomatico di me, e no, ha ammesso di aver fatto questo zigzag che non si può fare, ha anche detto però eravamo già lì tutte e due già da un po' quando poi De Matteo è andato all'interno e l'ha tamponato. Lui ha riconosciuto questo suo errore, questa sua interpretazione non troppo pulita della bagarre, però ha anche detto che comunque una tamponata è una tamponata. Ecco, gli dispiace, pazienza, ci può stare, queste sono le gare. Ha subito pensato in maniera positiva, dicendo che va come va questa gara, speriamo poi per Spa, giustamente, magari anche meno di Zavona, perché in questa gara penso addirittura che, a meno che non succeda qualcosa di strano, i suoi 10 kg penso che per Spa andranno praticamente a sparire. Sì, quindi per Spa spariscono e quindi ha già pensato, diciamo così, al prossimo round, che può vederlo sicuramente molto più preparato a livello anche cronometrico, perché questi 10 kg non si dovrebbero sentire, però psicologicamente un pochettino fanno sempre, un pochettino danno sempre un po' fastidio, sono sempre un pochettino, ti logorano, però vabbè, dai. Adesso stiamo andando in gretta. Forse. Ancora qualche pilota che ha qualche problema. Sì. Vediamo un pochettino. Intanto, mentre aspettiamo i piloti, mandiamo la locandina dei trofei. Trofei offerti da Kibu, non si sa. Questi sono i trofei offerti da Fiore, che in pratica ha fuso la batteria di pentole di Valentina della Mondial Casa e ci ha fatto le coppe del Gran Premio del campionato WTCC in acciaio inox, potete farci degli spaghettini, ragazzi, con sta roba, veramente coppe non di plastica e di plastica, nonché di plastica, ma coppe in marmo marmoreo marmo marmoreo granificato. C'è sulla tavola periodica, cazzo. E ferro de ferro, cioè ferro finato. Per ferro. Adesso piano, adesso poi le consegneremo ai piloti random, che era una burla, che la più grande va al vincitore, no? Daremo ai primi sei che ci capitano. Ecco, io ho messo le targhette così a cavolo. Al vincitore lo banniamo. Potrebbe essere che il terzo è la coppa più grande del primo. Sì, esatto, sì, infatti. Vincitore lo banniamo a vita, ovviamente. Ecco perché Dario non si è iscritto. Esatto, e quindi il tuo culo. Bene. E poi niente, intanto quindi... si sprecano le minchiate. A ogni restart. A ogni restart si sprecano le minchiate. Sapete cos'è una tonnellata? Una marmellata di tonno. Bella, questa. Questa, bravo, proprio bravo sei, sì. Complimenti. Direi di andare sul primo, Yuri Di Raimondo, che si merita questo primo piano
perché ha fatto un rimontone con la sua Chevrolet, il del GVD Chevrolet. Non è del team We Choose Jones, è una Chevrolet. E in seconda posizione c'è Alessio Lucchesi, che però non entra in pista, non è entrato in pista! No, scherzo, è entrato in pista. Ma sto scherzando, è una battuta. E... bene. Ce l'abbiamo fatta, siamo tutti e 43 in pista, non è vero. E... stanno percorrendo il giro di Lancio. Percorrendo. Il giro di lancio, guarda l'elicottero che passa, bellissimo. Ora cade, ora cade. Tu, con la sfiga che ha truffo stasera, cade su di lui. Allora si può. Lo trae con corna chi? Perché sì, diciamo sì. Che questa sera c'è qualcuno, c'è Scarpelli che è arrivato un pelo lungherrimo nel giro di lancio. Giro di lancio che viene affrontato in maniera molto da di Raimondo. Con alle calcagna, ricordiamo, Lucchesi e Costanza sono arrivati tutti e tre molto vicini al fine di gara 1. Ci siamo persi sicuramente una bagarre emozionante, molto bella, però purtroppo quindi prima fila composta da due? Da due macchine, hanno un motore da due Chevrolet, lo so, era per prenderli per i era per prenderti per le natiche, no? Ce l'hai pelose? Controlla così, io controllerei così in te. Come senti l'osso bruno? Madonna che schifo! È vero quanti capelli c'è in testa? Porca madosca che schifo! Madonna santo! Sei tipo l'osso polare, quelli che in spiaggia si levano la maglietta e rimane e continuano ad avere il pullover addosso. Dici, cazzo, levati questa maglietta, ricoglionito! Guarda che me la sono levata! Ma vaffanculo, perché sono pieni. E comunque confermo sempre in maniera molto, cioè, veramente professionali queste dirette con dei termini appropriati, sempre molto seri, è bello, mi piace, complimentoni veramente a noi tutti, a noi tutterrimi, e siamo arrivati alla fine, all'epilogo ormai di questo giro di lancio che mica è durato una vita, che due coglioni, dai cazzo, dai cazzo, immagini il giro di lancio al Nordschleife, mamma mia, no, ma che giro di lancio no, allora, al Nordschleife se fai il Nürburgring, fai il giro di lancio è la pista moderna, normale. E poi tornantone, gas, perché sennò anche io devo mezzo serbatoio, ma io ti faccio come sulla turistica che taglia fuori la parte GP, mica, tu sei un bastardo. E... la griglia è un po' anomala questa qua, ho visto che ricorda quella di avvantaggiato. Sì, ricorda. Quella di Berno, esatto, era così anche quella di Berno. Vantaggio non da poco, ai, e qui lo staff nonché Marco Fiore solo colpa sua, e vabbè, pazienza, ogni tanto io bene. Non sono connesso, ecco, ecco, buono. Lui adesso ci siamo allineati, siamo pronti, perché mi è andato in non ho schiacciato niente ed è andato bene, fantastico. Tu vuoi stare la salute? No, ma sì, tranquillo. Adesso vediamo partenza, verde, partissimissima Lucchesi, Scarpelli subito con la BMW, fa valere la trazione posteriore anche Rosmarino, sì, attenzione alla prima curva, mamma mia, quei due. Lucchesi viene insidiato da due BMW, Rosmarino fa lo staccatone della vita che però fa una una curva stupenda, Rosmarino seconda posizione con Lucchesi in prima posizione e purtroppo Yuri di Raimondo si ritrova già quarto, non una partenza felicissima, però intacca all'interno Scarpelli che però non gli lasciano spazio, rimane sportellata tra i due e rimane quarto Yuri di Raimondo con alle spalle Scarpelli che però esce meglio di Rosmarino e si affianca, minchia, dietro sono in quattro. Guarda, Dio mio, adesso arriva, nessuna botta, eccolo De Matteo Pellegrino, piccole schermaglie tra i due, di Raimondo si tocca con Scarpelli che si gira e dietro arriva un plotone, ma che roba, attenzione, però Scarpelli ha culo e si rimette dritto, mentre a rimetterci invece sono gli altri piloti che sono arrivati da dietro. Palladini in difficoltà, ormai la chicane impressionante, la chicane è un ammasso di personaggi, Corna King è dodicesimo, partiva ultimo Corna King, ricordiamolo, e mentre invece Truffo non è riuscito a fare la stessa cosa come anche Cosi e Alto è, e niente, mamma mia che partenza, e ci ritroviamo con Lucchesi che ha già preso un dischetto vantaggio su Rosmarino che infatti è fermo, quindi non è che partì al 26esimo, quindi
Ah sì, Peppe. 14 posizioni in meno di un giro ha recuperato. Sì. Mamma mia, mamma mia. Costanza, quarto, sì, del team SRT, Strato Racing, come anche Di Vico e Sor Giacomo, quindi è il primo alfiere dello Strato Racing. Scarpelli, dopo quella vicenda con non mi ricordo più chi, è quinto, e Di Vico con Sor Giacomo, quindi abbiamo un filotto, per dire, perché sono in tre, ovviamente non sono in otto, di BMW, con dietro De Matteo ottavo, Marchetta nono, Baccichetti decimo e Palladini veramente malissimo. Malissimo per lui, tredicesimo. È successo qualcosa, perché addirittura dietro a Belfiore, cioè ragazzi, ci posso scherzare. No, è veramente è successo qualcosa, sicuramente. E intanto vediamo Lucchesi che prende il largo. E Lucchesi sta prendendo il Palladini di gara 1. Sta cercando di incrementare subito e guadagnare un po' di via. Massimizzare sì, tutto il massimabile. Anche perché tenersi lontano dai guai e sfruttare anzi quelli altrui è importante. Intanto vediamo Andrei dietro con Di Vico, Sor Giacomo e De Matteo, tutti molto vicini, e dietro c'è anche Baccichetti con Cornacchin e Marchetta, tutti vicinissimi, quindi Lucchesi può veramente far tesoro di questa cosa, anche perché Belfiore rimane attaccato a sto gruppetto, quindi voglio dire, stanno andando molto piano, molto piano. No, a parte gli scherzi, adesso vediamo. Occhio che è proprio un doppio sorpasso, ma non ce la fa. Non ce la fa. Bernardi. Ai, sedicesimo Crespi che viene tronato da paura da Menesello, che a sua volta viene tronato da un'altra macchina. Insomma, sono un po' di macchine, sono andate un po' di mazzate, che si tronano un pochettino. Truffo sempre molto indietro, 21esimo, non ha recuperato una beata minchia, dai cazzo, porca miseria, minchia, dai cazzo, ma porca vacca. Cornacchin è decimo, sempre. grande Stefano, dopo tanta sfiga, un po' di fortuna anche a sto povero ragazzo, che quindi parte in pole in gara 3. Esatto, parte in pole in gara 3, peccato che non ci sia, quindi sarà Beckhunter Cooler. Vediamo Lucchesi che aumenta il proprio vantaggio su Rosmarino con la BMW a 2 secondi e 2, Pellegrino terzo, Velociraptor Racing Team, grande spolvero qui ad Hungaroring, perché sono attualmente in prima e terza, perché è caro, minchia. No, era solo per sapere. Adesso vediamo un attimino qui che cosa è successo. Sì, è arrivato adesso un messaggio di mezz'ora fa. No, ma tranquillo, è tranquilla. La 3 è un ottimo servizio. Ah, la via ciappa. Occhia vacca. Intanto in pista si stanno ammazzando le legnate, mentre noi stiamo praticamente sbaccicando una miriade. Ma che bello! Andiamo su Scarpella. Com'è che si chiama? Scarpetta. Scarpelli. Il gruppetto di Narduzzo, Rontis, Menesello. Mamma mia. Occhio, c'è un testa con testa coda. Io andrei più avanti no, perché ti sei perso l'incidente. Attenzione. Io andrei su ottava, nona, decima, scegliene una, perché si danno delle legnate della Madonna, proprio da paura. Truffa, ecco, guadagna due posizioni grazie al casino che ha appena successo, sì. Ok, buon per lui. Marchetta, Cornacchin, guarda Cornacchin sì. Sor Giacomo, sono tutti veramente vicinissimi. Cornacchin gli spetta un compitino niente facile. Ma chi sceglie l'esterno? Sceglie l'esterno, Sor Giacomo. Mamma mia, che cosa capita in tre? Si danno un po' di mazzate, alla fine quello che ne fa le spese è Baccichetti, che viene un po' tronato da Sor Giacomo. Cornacchin trona un po' Sor Giacomo, Baccichetti adesso arriva anche lungo. Poi Cornacchin è stato questa... un po' fortunato, perché i due si sono toccati. Quando ha scelto la traiettoria intera si è trovata la macchina ferma di Sor Giacomo. Quindi... Sì. Beh, comunque gli è andata bene, ha recuperato ancora un'altra posizione. Quindi cioè, è andata ancora benissimo. Infatti. Sor Giacomo sbaglia lentissimo, va nella sabbia, rientra con Cornacchin all'esterno che sbaglia la staccata e perde due posizioni.
Errore grosso, grossolano di Stefano. Ma Cicchetti dietro. Ah, addirittura di Trombelfiore. No, dai, dietro di lui. No, Trombelfiore infatti è entrato in extremis davanti a Marco. Attenzione adesso, Cornachi che è dietro. Marchetta che hai già fatto un recuperone della... esce meglio con Akin, si affianca a Scarpelli, sì. Lo supera Marchetta, scusate, madonna santa, bra fermo, Sor Giacomo Bacichetti toccata e se lo ritrova con Akin, si ritrova di nuovo davanti a Sor Giacomo, dice cazzo l'avevo già sorpassato una volta, vai basta cavolo, niente da fare, praticamente un giro si sono dati mazzate a destra, manca, sono rimasti come prima, cioè non è cambiato niente. Bacichetti davanti, Sor Giacomo dietro, Cornachi, Marchetta, ma va a cagare. Costanza intanto sta... Noi facciamo i cretinelli, però Costanza sta veramente usufruendo di questa bagarre per andare via, perché Scarpelli, Di Vico, De Matteo non ne stanno assolutamente approfittando. Si ammazza, legnato, poi scarpelli, molto brutto. Guarda, Di Vico ci prova, si dà una mazzata di brutti. Mazza che legnata. E poi appunto c'è uno che si chiama Costanza quando sbaglia. Vai. O sbaglia sempre con Costanza. O sbaglia con Costanza o non sbaglia mai. Eccolo. Urca! Di Vico si è girato, attenzione, viene sfilato anche da Dragoni e Crespi, no, molto corretto Di Vico, guarda sempre gli specchietti. Boom. Adesso c'è, tu immagini se c'entra Crespi a sta S, vediamo. No, dai. Io sono andato in terza posizione. Pellegrino, Rosmarino, sì, perché ci perdonino gli altri, però queste sono le posizioni che contano. Occhio, quindi... anche Sor Giacomo, scodano parecchio le BMW del SRT. Sì. Sì, hanno trovato un setup. Guarda che driftone, mamma mia, secondo me non arrivano a metà gara. Non arrivano a metà gara, attenzione, intanto c'è Scarpelli che tenta di superare De Matteo, ma De Matteo gli fa suca e non lo fa passare. Io interpreto esattamente quello che un pilota pensa nel momento in cui guida, guarda che pensi tutte queste cose qua, cioè non nascondiamoci dietro alla micchia di Busia, cioè ragazzi, anche perché sarebbe difficile. Scusa? No, scusa, non ho capito. Dai, è la salute, Bosino. Vabbè, è la salute, Fiore, dai. 5 giri, nessun ritirato, nessun squalificato. Infatti però già stanno scrivendo i reclami. Mentre guidano. C'è qualcuno che sta compiendo i reclami. Mentre invece c'è qualcuno che sta ancora scaricando il mod. Intanto Pellegrino e Rosmarino rimangono sempre lì. Scarpe, no, Costanza secondo De Matteo infatti. De Matteo, Scarpe. Belli, veramente i ferri corti, molto maschio questa gara, bravissimi i due alfieri, no, non sono dello stesso team, cazzo dico, uno è del team Witchfoot, Jones, che piace a Fiore quando lo dico, e l'altro è del team Busters Team. Si sono portati su Costanza. Si sono postati. Postati. Su Costanza e adesso, secondo me, quello che ce l'ha più facile è Scarpelli. Perché avendo la BMW chi ce l'ha più lungo, così? Io, sicuro, fidati. fidati. Tesoro. Dai, 4 secondi e 7 di vantaggio. Sì, no, la coppia Romagnolo Pellegrino, che sono vicinissimi. Guarda Pellegrino che ha preso la 5 secondi. Sì. Ma sono già così già da un po', Cornachin intanto nono, però è sempre lì dietro è Palladini, piano piano, dopo questi 5 giri di travaglio immenso, mamma mia, piano piano sta risalendo, però difficile. Costanza, Scarpelli, De Matteo che escono, che escono dall'ultima curva, e c'è anche dietro un'altra Witchwood di Bacichetti, una Honda Civic, vediamo. Vediamo qui la prima staccata, se qualcuno che azzarda. Vediamo la prima staccata, perché la BMW qua staccata potrebbe dire la sua, però Scarpelli decide di andare esterno
decide di andare esterno. De Matteo si mette all'interno, occhio. Scarpelli gli ficca una travata, chiude la traiettoria. De Matteo rimane interno, Scarpelli all'esterno e sono sempre uguale. Cioè, fanno un casino. Scarpelli però adesso c'è il favore di traiettoria. Scarpelli ha il favore di traiettoria. De Matteo incrocia, gli arriva proprio dentro di brutto. Scarpelli rimane all'esterno e De Matteo si mette all'interno. Mamma e si mia. Mette dietro Costanza. E Scarpelli rimane lì. E Witchwood. Guarda Contacini intanto pure Witchwood, dietro che sta passando Sor Giacomo, l'ha passato. L'ha passato Witchwood dietro davanti a Scarpelli. Bacichetti davanti a Scarpelli. Che segue De Matteo, che a sua volta segue Costanza. Costanza che rischia la staccata qua su De Matteo, ma niente la fa. Bacichetti ci prova all'esterno, si mette dietro. De Matteo fa un taglione della Madonna, bello. Molto aggressivo. Mamma mia, Bacichetti che pusa. Guarda come spinge, guarda come spinge De Matteo. Dai su, dai gas, cazzo, vai avanti. Alle spalle di Costanza è successo di tutto. E lui, tranquillo. Lui sei tranquillo. Lui dice, sai come ne futto a me, io mi faccio la mia gara. Ed è sempre lì, tranquillo, si sta facendo la sua gara. Copre la traiettoria interna, De Matteo ci prova all'esterno, ma non ci riesce, cerca l'incrocio, ma... niente da fare, adesso a favore di traiettoria c'è la Costanza con questo tornantone. Occhio, De Matteo chiude di brutto e ci rimette e ci rimette anche Costanza, perché alla fine viene anche sorpassato da Bacichetti che chiude di brutto e Costanza Scarpelli addirittura ci rimette, un casino è successo. Forse ha chiuso un po' troppo in quell'occasione. Bacichetti forse ha chiuso precedente. Sì, adesso vediamo Sor Giacomo che è dietro De Matteo, rischia De Matteo perché Sor Giacomo ha una BMW e ha una gran staccata. Intanto vediamo un pochettino se De Matteo, mamma mia, si gira Sor Giacomo e viene passato anche da Costanza e Dragoni. E quindi passano praticamente, no, Dragoni non riesce, Sor Giacomo si ritrova al nono da sesto che era. Ancora non ci sarà, si è dentro Dragoni, tiene l'interno Sor Giacomo, niente desiste, no, rimane a fianco Dragoni, chiude cattivissimo subito la traiettoria, bastardo Drago in questa occasione, molto duro al limite, era duro ma ci stava, ha difeso la posizione ed è mia. Sor Giacomo sempre un po' di traverso e Lucchesi ormai 6 secondi e 2 su Pellegrino che è appena successo qualcosa con Rosmarino. E si sono cambiati la posizione del giro. Ma di tanto, sì, perché 3 secondi di vantaggio siamo, quindi. No, ma è successo qualcosa perché era in sabbia Rosmarino. Ecco perché ha 3 secondi. Aspettiamo che. Ma già era davanti, però. Sì, però ha sbagliato in staccata Rosmarino. Rosmarino, sì, era di Rosmarino, sì. Sto vedendo adesso. E adesso arrivano anche Bacichetti De Matteo con dietro Corna King, che sicuramente non starà lì a guardare, e dietro c'è anche Paladini che piano piano sta cercando di venire su. Intanto Truffo, ricordiamo, dopo il contatto di Matteo in gara 1 che l'ha relegato in ultima posizione, adesso è in 14esima dietro a Di Vico e davanti a Narduzzo che non parti mai in pole, no. Yuri Raimondo in pole. Tanto mi sento un attimo. No, ma vai pure a cagare, vai tranquillo. No, vado a chiamare la moglie di Bosì, arrivo subito. Ah, ok. Allora, cellulare. Bastardo. Tanto stiamo seguendo Bacichetti De Matteo Cornacchi, che si danno delle gran belle mazzote. No, per adesso non se ne sono ancora dati. In questa precisa bagarra De Matteo ci prova, si mette all'interno, ma Bacichetti rimane lì. E gli chiude un po' la porta ed è sempre lì, rimane lì. E questo è un bel terzetto che sta arrivando su Rosmarino. BMW De Matteo intanto molto largo, Cornacchin va all'esterno, prova a sorpassarlo ma non ce la fa, esce più forte Cornacchin, ma niente, deve restare dietro perché in questo frangente passare è difficile. De Matteo taglia da bestia quella S, non è impressionante, la taglia veramente tanto. Speriamo comunque nei limiti. Adesso vediamo un pochettino perché c'è Bacichetti che sta andando a prendere Rosmarino, sì.
E c'è Conakin che sta cercando di sopravanzare De Matteo, ma non è facile. Stefano sembra averne di più, ma non riesce a fare la differenza. E dietro Palladini, giustamente, grazie a questa bagarre, ne approfitta per ricucire ancora un pelo di metri che non fanno male. Intanto Bacichetti è molto vicino a Rosmarino. Io andrei a vedere questa bagarre perché niente, in uscita dall'ultima curva la BMW esce molto bene, grande trazione, in questa staccata la vedo dura che Bacichetti riesca a impensierire Rosmarino, infatti Rosmarino rimane davanti, attenzione De Matteo, è lungo, incrocia De Matteo, incrocia, niente di fatto, e Palladini rimane dietro, non ne ha approfittato, non ne aveva lo spazio e quindi niente da fare, intanto rimangono invariate le posizioni e rimaniamo su questo gruppetto perché è il gruppetto più interessante e più importante, anche perché se Rosmarino fa ancora un po' da tappo e Bacichetti non riesce a sorpassarlo è un quintello, diventa un quintello. Tanto Rosmarino molta attenzione in questo frangente, Bacichetti si fa vedere ma non ci prova, molto difficile qui sempre il sorpasso, non ne abbiamo ancora visti di kamikaze che ci hanno provato per fortuna. Comunque da menzionare piccolo errore di Bacichetti, e De Matteo ne approfitta perché si fa sotto tanto e adesso arriva una staccatona, De Matteo è molto bravo a staccare, rimane esterno, non ce la fa, arrivano, guarda com'è vicino anche con la King e Palladini, vicinissimo, da questa bagarre ne approfitta Rosmarino, che si riprende un pochettino di metri. Da rimarcare comunque l'ottimo comportamento e l'ottima gestione fino a questo punto di Rosmarino, che sta facendo veramente una bella gara, quindi bravo Luca, anche perché è su buonissimi tempi, rimane sempre sul 50 basso, 50 medio, quindi corna chi ci prova, due sorpassi in uno, no impossibile, non ce la può fare, e passa De Matteo e Bacichetti ne fa le spese, perché praticamente questa entrata... Passa anche Palladini, ecco. Ho visto una spanalata anche, non so chi è che si è lamentato. Ma adesso sto guardando il replay perché mi è sembrato di vedere una staccatona di Cornacchin veramente... Forse aveva spanalato Bacichetti, non so. Forse sì. Sì, ha sfanato Bacichetti perché non è che gli sia piaciuto tanto il sorpasso di Cornakin. Però Cornakin è rimasto largo e l'ha fatto ripassare, a quanto ho potuto vedere. Ah, errore di Bacichetti alla chicane. Cornakin si infila, vediamo. Sì. Attenzione, Stefano largo, attenzione. Mamma mia, che botte tra i due. Che botte, rimane interno. Stefano cerca di lasciare lo spazio che serve a Bacichetti per affrontare la pista, e dentro Palladini all'interno, si ficca all'interno. Volevo comunque rimarcare un piccolo appunto, Cornacchin resosi conto di aver fatto una strozzata su Bacichetti, gli ha restituito la posizione. Io il fair play, come ha fatto prima giustamente Machi a menzionarlo, intanto De Matteo supera Rosmarino, intanto De Matteo giustamente compagni di team, Rosmarino lo tira al muro nella prossima staccata. sarebbe un bel epilogo, giustamente è un suo compagno di team, quindi così De Matteo si ripiglia la tronata che ha ficcato prima Truffo. Eccolo lì. Ma dov'è Truffo a proposito? Vediamo, tredicesimo. Tredicesimo in lotta con Dragoni e Di Vico, quindi vediamo. In questo frangente, tredicesimo, Truffo molto vicino a Dragoni. A Dragoni, Dragoni va un po' verso l'interno, cerca l'interno. Oh no. Truffo staccatona tra i due, sorpasso abbastanza pulito, maschio. Dragoni chiude subito e infatti la macchina di Truffo parte un po' di culo, dentro, però Dragoni ci riprova, no, e Di Vico un pelo lungo e Truffo cerca di approfittarne, ma niente da fare, grande. Le bagarre con Dragoni sono sempre molto tostissime.
Palladini ha passato Bacichetti, che però non molla. Palladini ha passato Bacichetti, ci scusiamo per aver perso questo frangente. Intanto vediamo che De Matteo cerca di andare a prendere Pellegrino, ma mancano due giri, la vedo abbastanza difficile. La vedo abbastanza difficile. E adesso poi la bagarre più tosta, forse proprio magari quella di Costanza, no, neanche, è quella tra Truffo, Palladini che sta arrivando, Palladini su Cornacchin, Palladini su Cornacchin, scusami, è vero, non l'avevo visto, perdono, chiedo venia, è vero, Palladini si è avvicinato molto a Stefano, si è avvicinato molto a Stefano, Stefano che sta cercando anche lui di andare a prendere Rosmarino e poi fare quello che bisogna fare, distruggere la vettura altrui e passare. Manca un solo giro, quindi manca la vedo un solo dura. Giro, quindi la vedo molto molto dura per Stefano fare questo tipo di azione. Vediamo Palladini se riesce magari a superare, avendo avuto una gestione magari più tranquilla, non lo so, provo a dire, una gestione un pochettino più rilassata della gara, vediamo se riesce a sopravanzare Stefano, cosa che comunque potrebbe accadere, perché Palladini ha dimostrato comunque grandi doti di bagare e anche di velocità, non zizza, vediamo un pochettino. Il Palladini ha fatto con coda, anche se in gara 2 è iniziata in modo abbastanza complicato rispetto alla precedente, dove ha avuto praticamente la spianata, è riuscita a risalire fino alla sesta posizione, quindi anche stavolta un buon risultato. Tanto ho visto già in 1.49.3. Forse il secondo miglior tempo dopo quello di Lucchesi che ha girato 1.49.0. Sì. Palladini sta cercando veramente di fare di tutto per andare a prendere Cornacchin. E Cornacchin fa di tutto per andare a prendere Rosmarino, che sbaglia. Rosmarino gli esce proprio vicino. Quindi opportunità per Stefano e Palladini. Opportunità per Stefano e Palladini. Stefano che esce meglio, si mette all'interno di Rosmarino e lo passa. E lo passa. Stefano che riesce a passare Rosmarino, non è arrivato lungo come prima questa curva. Quindi passa Rosmarino. Vediamo se Palladini riesce a fare lo stesso. Prima qua Palladini era stato sull'esterno ed era riuscito a sopravanzare Bacichetti. Non riesce in questo frangente, rimane dietro. Adesso arriva una staccatona fortissima. Vediamo se Palladini riesce a uscire esterno. Esterno su Rosmarino, Rosmarino alla BMW, vediamo se in questa staccata riesce a buttarsi dentro Palladini, ma niente da fare, niente da fare. Occhio. Spinta leggera di Palladini su Rosmarino, Rosmarino riesce a tenere la vettura molto molto bravo, e dietro Bacichetti che anche lui si è ormai però alla fine tanto del giro, ma anche solo per una curva, vince. Ma chi se ne fotte, bello, grande Alessio, bravo, Bacichetti dietro a Palladini, Palladini però non riesce a sopravanzare Rosmarino, Rosmarino che invece è stato sopravanzato da Cornacchin che finisce quarto, terzo De Matteo, secondo Pellegrino, secondo in tre curve. Bravissimo a Lucchesi che ha vinto questa gara. Sì, Bacichetti ha dominato. Gara un po' particolare per Bacichetti che ha perso quella posizione su Cornacchin, Cornacchin che però aveva fatto fair play, quindi l'aveva lasciato ripassare, diciamo così. E Sor Giacomo ottavo, nono Scappelli, decimo Costanza, Di Vico undicesimo, Truffo dodicesimo, tredicesimo Dragoni, poi Cosi, Narduzzo di Raimondo, brutta brutta gara di Raimondo, sedicesimo dopo la partenza in pole, me lo sarei aspettato molto più incisivo. Menesello, Mainardi, Bernardi, Cuscino, Rontis, Marchetta, Vitaliano, Salotto, Battisti, Altoe, Breme, Crespi e Belfiore, che hanno un bel DNF. E questo non ci piace, quindi ci siamo divertiti, bravi, quindi niente, adesso è finita questa gara, andate in pace, nel nome del padre e figlio, niente, amen, e tra un po' torneremo con le interviste di rito, gratis ovviamente, non si paga entrare in cabina di commento, e niente, ci vediamo dopo, arrivederci, ciao.
E rieccoci tornati in diretta con qualche protagonista in diretta. Scusa, scusa, non l'avevo capito, scusami. In diretta, benissimo. In diretta. Intanto mi metto la qualità della diretta in HD, Come scusa? che in HD, Ma quello vero? quello vero, non c'è soltanto la scritta, ma è veramente in HD. Guarda, guarda, visto? Yeah. Mettilo tutto monitor. Mettila tutto a Madonna, che immagini, lo showroom, che merda. Comunque, benissimo, ok, dopo questo evento di Hungaroring, secondo round di questo splendido campionato WTCC targato Sim Racing World, abbiamo tre sfigati, tranne uno, no scherzo, no, uno bravissimo, Alessandro Paladini, ciao Alessandro. Ciao a tutti, Abbiamo ciao Tommy. Tomastruffo che poteva fare una bella gara, ma per varie vicissitudini è stata una merda. Ciao Thomas, ciao. Buonasera. Scherzo ovviamente. Abbiamo poi qui Yuri di Raimondo che in gara 1 è stato il fautore della migliore, come si dice, la migliore, come si dice, Rimonta. bravissimi, bravissimi, mi sfuggiva quello, e la migliore rimonta, la trentesima, è arrivato decimo e si poteva giocare l'ottava posizione, però è scarso e allora ha detto no, arrivo decimo. Eh beh. Ciao, giusto? Ciao Yuri. Sì, no, ciao. Ecco, Ciao, perfetto. Dai, ciao. io allora, Paladini che è stato bravo stasera, lo sceglierei per ultimo. È bravo, vabbè, dai. Comunque, iniziamo con Yuri. Bene, allora, Yuri. Oh, con me, a posto? No, scherzo. Allora, è stata abbastanza carina la tua qualifica, però in questo campionato, onestamente, se devo essere sincero, sia te che Narduzzo, mi sarei aspettato foste un pochettino più in alto. Poco feeling Sì, con la sì, macchina, poco tempo per allenarsi. No, sinceramente, allora, forse anche un po' di poco feeling con la macchina, però io non direi, non darei tutta la colpa a questo aspetto, ma lì davanti c'è gente che va veramente forte. Buona, buona. Merito a loro e credo di avere tutto. Ma è un po' scatti, forse tieni il microfono un po' più dentro il culo, cioè dentro la bocca. Ci provo. No, perché, no, solo perché lo faccio anch'io, lo faccio anch'io. No, però dopo appunto l'evento della 6 ore di Roma, i vari special event che sono stati fatti, insomma, Narduzzo è appunto e te del team JVD, diciamo nei pronostici anche parlando così nel paddock, ma sta minchia, non ce l'abbiamo. Io avrei detto, vabbè, dai, nei primi 7-8 ce li butto sicuro, ecco, se avessi dovuto fare la schedina. Mentre invece c'è ancora qualcosa che non ti torna nel setup. No, sinceramente, guarda, l'unica cosa che ti posso dire è che anch'io mi aspettavo di stare almeno nei 10 in maniera continua. Però le vicissitudini che sono successe al pull hard, dove alla fine quel taglio io non me ne ero reso conto, e quindi partire molto indietro in questa categoria è troppo penalizzante. Certo, E quindi si lì recupera è mai, sì. successo il patatrack. Ovviamente poi la penalizzazione, e qui partendo ultimo, per aver fatto Micidiale. una bella rimonta, ritornare decimo, ma più di questo non si poteva Certo. fare. Però Il in mio gara 2 rammarico più grosso è in gara 2. che succede?